comunichiamo con la città organizzando delle conferenze stampa, però devo dire che quella stasera è andata ogni oltre aspettativa, rose aspettative. Questo è la dimostrazione di quanta sensibilità e quanto interesse si manifesta nei confronti di un provvedimento che tocca gli interessi di una comunità e di una città. Per noi indubbiamente è stato un traguardo importante, lo dico senza enfasi e neanche toni trionfalistici, perché non ci nascondiamo il duro lavoro che ci attende, io dico ci attende, ma che attende soprattutto l'ufficio di piano, che io ringrazio non solo per la persona del dirigente, dell'architetto Formato, ma soprattutto dei tanti giovani che vi hanno lavorato. E questo lo voglio sottolineare, è il primo elemento di grande novità. Adottare un PUC con in presenza di una normativa nuova, quando ci si confronta e ci si misura con normative nuove, c'è sempre un elemento di grande difficoltà. E quindi è probabile che sarà commesso anche qualche errore, perché noi consideriamo questo lavoro anche, vuol dire, una visione sperimentale, ma riteniamo altresì che questo lavoro possa essere, possa costituire un punto di riferimento non solo per la nostra città, per i nostri cittadini, per le forze sociali, per le forze politiche, ma soprattutto per i comuni del vicino, per i comuni a nord di Napoli, ognuno dei quali mi sembra che ha le prese con l'adozione di io vorrei solo brevemente soffermarmi su alcuni aspetti che hanno un po' riguardato la procedura e le modalità. C'è stato anche un elemento di banalizzazione, come è possibile che un vecchio PRG impegni lustri se non decenni di amministrazioni per la loro approvazione, e questa amministrazione del Consiglio Comunale è stato interessato nell'arco di 2 anni per adottarne. Ebbene, l'amministrazione Carpore nel 2011 si è ritrovato un lavoro fatto da un gruppo di tecnici, è un lavoro che non ha potuto fare tutto ciò che è accaduto, soprattutto per quanto riguarda i servizi a costruire dal 2008 al 2011. Quindi questa è stata una delle ragioni, se non la più importante, che ha spinto noi ad una considerazione di quella che ha compagno pubblico, rispingendo tutte le osservazioni, tranne qualcuna, che ovviamente a causa della direzione, dell'autorità, della nostra comunità, per la nostra città, perché adottando quel punto scattavano le norme di salvaguardia e in qualche modo il nostro territorio andava in sicurezza. Tant'è vero che è dimostrato che nel corso di questi 12 mesi non è stato possibile, perché c'era una norma che ce lo impediva, per il rilascio di permessi a costruire, che avrebbero potuto caricare ulteriormente la nostra città di Cerenza. Capisco anche che qua quando si è manifestata qualche preoccupazione, perché io, assumendo come era un tavolo in book, una forma, diciamo, tra virgolette, di contestazione, io la vedo come una sorta di preoccupazione. E oggi possiamo dire, a distanza di un anno, che a quelle preoccupazioni sia pure legittime, sono state fugate dai fatti, e oggi ci ritroviamo ad aver adottato un punto con una nuova normativa, con un nuovo regolamento, tant'è che seguono procedure diverse, e nella sostanza, ecco, io vorrei molto rapidamente
queste regole, per poi rimandare ai regolamenti, che nel caso nostro sono così cosiddetto piano operativo, l'attuazione di questi studi. Già l'assessore Dignolo ha fatto riferimento a quello che è il recupero di standard. Io voglio aggiungere che ci sono tutte le condizioni per riqualificare seriamente il centro storico e ci sono tutte le condizioni perché le uniche le aree di spesa che hanno rappresentato e rappresentano le uniche risorse di cui dispone questa città, ci sono tutte le condizioni per poter ricostruire l'identità della nostra città, per poter ricostruire una funzione produttiva, per poter rideterminare una funzione sociale, insomma un insieme di funzioni e di servizi che danno alla nostra città un'identità che purtroppo è stata persa negli ultimi anni. Senza dimenticare, come dire, del benefico che noi abbiamo, perché siamo una città senza soluzione di continuità con l'altro. E questo per noi ha rappresentato nel corso di questi anni un elemento di difficoltà che noi riteniamo che possiamo superare se appunto il lavoro che ci attende nei prossimi mesi, e noi siamo sempre convinti e ci auguriamo che il lavoro che è stato fatto in questi 12 mesi, è stato ricordato dall'assessore Vignola grazie al contributo del Consiglio Comunale, quando ha approvato la delibera degli indirizzi, in modo particolare la Commissione che ha lavorato a più riprese, mi piace ricordare una serie di incontri che ci sono avuti sul tema alla biblioteca, mi ricordo quella del fatto, forse ne sono state poche, probabilmente ci sarebbe stata la necessità di qualche incontro in più, e però questo è, se questo è stato, e abbiamo tutto il tempo per poter recuperare in modo compiuto quel rapporto con la città che per noi è fondamentale per far condividere, come dire, un momento così importante. Io, la presenza della Presidenza Napolitana, è evidente che potrebbe essere doverosa, ma lì che caso ci fossero, come dire, l'esigenza da parte della stampa di chiedere chiarimenti sul piano tecnico. Vorrei ricordare, questo davvero lo dico con una punta di orgoglio per la nostra città, perché noi, il nostro gruppo è stato selezionato insieme ad altri 17, quindi 18 gruppi d'Italia, ad un convegno mondiale che si terrà il 31 ottobre a Torino. Il tema è la rigenerazione delle aree dismesse, non delle aree dismesse, non sono intese solo quelle, come dire, che avevano una resistenza di carattere produttivo, ma le aree dismesse intese anche come spazi agricoli, spazi sociali, e questo è anche un po' il tema del nostro gruppo. Vi dico, vi do un elemento, che è previsto il nostro contributo alle ore 14:30, dopo che c'è stato il contributo di Hannover, della città di Hannover, e prima di quello di Anizio. Siamo l'unico gruppo selezionato della Campania, credo che, lo dico veramente con tutta la umiltà, e credo che anche questo possa significare qualcosa. Naturalmente non ci sentiamo arrivati perché gratificati, perché questo è quanto estremamente importante, ripeto, penso che nelle prossime settimane ci attende un lavoro delicato, perché quello forse il piano operativo sarà il vero lavoro, perché la difficoltà che avremo di fronte è che quando andremo a, lo dicono in senso buono, a colpire gli interessi diffusi che stanno nella nostra città, questo non può che portare a qualche cosa. Però io credo che il riconoscimento che da sempre noi abbiamo manifestato al dirigente e al suo settore, una cosa però credo che la politica si sia sforzata di fare nel corso di questi 12 mesi, ma credo che da quando è venuto l'architetto alla politica, ed è quella di garantirvi una libertà, una serenità e una tranquillità per un lavoro che, se non ci sono